La compagnia Carabinieri di Salerno ha ritirato 23 PC dall'istituto d'arte per la consegna ad altrettanti studenti in tutta la provincia, iniziativa volta a consentire anche ai meno abbienti di poter seguire senza ritardo la didattica a distanza. Pagani, Striano, Siano, Giffoni, Sarno, Cetara, Baronissi, Calvanico, Roccadaspide, Pellezzano, Montecorvino, Pugliano, Angri, Pontecagnano, Eboli, Misciano e Montoro. È un'iniziativa che è nata dalla dirigente scolastica del liceo artistico di Salerno. Ci ha chiesto questa collaborazione. Chiaramente noi siamo costantemente a disposizione del cittadino, specialmente in questo momento difficile. Per noi è un piacere poter fare in modo che anche gli alunni in difficoltà possano seguire la didattica a distanza. E le famiglie esprimono grande sicuramente felicità, ma soprattutto sono colpiti dalla vicinanza che le istituzioni stanno dimostrando in questo momento delicato. Ci sono tante richieste informative, tante richieste di consigli, noi siamo chiaramente sempre su strada, ormai da più di 40 giorni, a disposizione di qualunque necessità. Quanto riguarda invece le pensioni, anche sul Salernitano, anche a Salerno c'è stata qualche richiesta in questo senso? È cominciata qualche richiesta e faremo già le prime consegne proprio questa settimana. Molto attenti specialmente a monitorare l'eventuale decisione di qualche commerciante sicuramente poco etico che potrebbe tentare di mettere in vendita i dispositivi di protezione personale o altri elementi di prima necessità a prezzi assolutamente fuori mercato. Faremo dei controlli anche in questo senso.